Per me salvarmi lo scorso anno è come vincere tre campionati in serie. Perché quando si vince è facile, nel senso che c'è una società, ci sono i tifosi, ci sono le strutture, c'è anche una certa disponibilità economica per vincere. C'è una squadra forte, quindi il lavoro del tecnico secondo me viene agevolato. Quando invece bisogna costruire qualcosa dal niente, allora secondo me si vede di più il lavoro, viene più marcato. Quindi per me è stata una grande soddisfazione, una cosa che mi mancava, e vi assicuro che ne ho avute tante di esperienze, e basta, che ha dimostrato a me stesso che posso ancora continuare ad allenare, perché adesso allenare è diventato difficile. Adesso per allenare o devi portare soldi o non devi prendere soldi. Così sì, ma io sono fuori perché né porto soldi e né... Non lo fai gratis. Non lo faccio gratis. Chiaramente capisco anche le difficoltà del momento, siamo in un momento difficile per l'Italia. Le cifre, le situazioni a volte non sono più compatibili. Però io dico, quando ci sono poche risorse, deve venire fuori la testa, l'intelligenza. Se verrà questo fuori da Nardò, e io me lo auguro, si potrà avere un futuro migliore, perché Nardò, francamente, già per me l'interregionale sta stretta. E allora, se non si fa un campionato a vincere a Nardò, è sempre un accontentarsi, non è mai una cosa strutturata. Nardò, come piazza, merita. Prego? È da 10 anni che ci consultiamo. Ma ci sono squadre che sono 20 anni che sono senza calcio, anche più grandi di Nardò. Però io ho conosciuto Nardò, posso parlare di Nardò, io dico che meriterebbe cose migliori. Non possiamo fare altro che sperare. Augurarci tutti quanti, perché io noi più di voi al di là, sì, ma anche io dico che chi passa da Nardò si innamora, no? Non, o almeno non la dimentica, forse innamorarsi un po' troppo, non la dimentica. Io parlo nell'ambito sportivo, sono stato in tante piazze importanti, Martina, Manfredonia, Fasano. Però nessuna piazza, nonostante abbia vinto Rutigliano, nonostante abbia vinto in queste piazze, non mi hanno lasciato granché dentro. Quindi una sua attrattiva Nardò ce l'ha. Adesso bisogna sperare che si crei una società importante, una società forte, che dia sfogo anche a questa tifoseria meravigliosa che c'è, di esprimere anche la sua gioia. Perché non lo dico per... Non ho bisogno di farmi, non sono ipocrita, lo dico perché ci credo. Quindi il mio augurio è quello, di concludere questo campionato nel miglior modo possibile. Noi come squadra di porre le condizioni per un proseguo e poi la palla passa alla società e anche alla vigilanza della gente di Nardò, perché ci sono tanti tifosi che sono vicini alla squadra, che si battono per la squadra. E quindi non faranno perdere questo valore alla città, che è quello della squadra, naturalmente in una situazione migliore di questa. Mister, oggi il primo allenamento, insomma, ha avuto modo di vedere la squadra, che sensazione ha avuto da questo primo impatto, questo pomeriggio? Ma io francamente la squadra l'ho vista domenica, ero a Monopoli, l'ho vista viva, l'ho vista reattiva. Ho visto una buona squadra, soprattutto nella voglia di fare risultato. Questo penso che l'abbiate notato anche voi nelle partite. Questa è una squadra che ha sempre voglia di fare risultato. Chiaramente è stata poco propositiva, no? La squadra, però bisogna dire che ha giocato contro il Monopoli, che è una squadra costruita per vincere. Il Monopoli ha trovato tante difficoltà domenica per battere il Nardò.
Chiaramente il fatto di aver fatto una partita prettamente difensiva ha fatto storcere il naso a qualcuno, però io dico, pur di fare risultato a Monopoli, una partita difensiva ci sta. Oramai c'era quasi, insomma, di Monopoli. Era fatta. In 30 secondi non può cambiare il giudizio su una squadra. Se finisce la partita 30 secondi prima, Mardò pareggia, tutti starebbero parlando di una partita importante, di una squadra tosta, di una squadra che non muore mai, che si è difesa bene. Reni sarebbe ancora qui, diciamo la verità. E per quello che ha fatto il Mardò meritava il pareggio. Il Monopoli non l'ho visto altre volte in difficoltà come la partita con Nardò, soprattutto per trovare sbocchi e spazi in avanti. È una squadra che trova molto facilmente il gol in casa soprattutto, l'ho visto parecchie volte. Con Nardò ha trovato difficoltà. Quindi hai già un'idea di modulo, mister? Non ancora. Allora, questo giusto è una, perché così, no, insomma, è una, è una domanda scrivere. Che si fa sempre, sì. No? A me i numeri non mi piacciono. Io una volta dicevo, io ho una certezza quando cominciavo ad allenare e mi dicevano qual è la certezza. Dicevo la difesa a 4. Ma poi ho cambiato, perché magari ho avuto giocatori che non si adattavano a quel tipo di gioco. Allora questo che vuol dire? Che vuol dire nel calcio non ci sono certezze per me. Per me nel calcio ci sono convinzioni. Io sono convinto che magari la difesa a 4 sia la migliore, soprattutto se ci sono i giocatori giusti. Però laddove non c'è, bisogna cambiare. Cambiare è sinonimo di intelligenza. È inutile fossilizzarsi su un numero, 3, 4, 5, 6. Le squadre per me devono essere equilibrate e organizzate. Poi il modulo, i numeri verranno dopo. Io sto da 24 ore, non posso dire altro. No, ma infatti la squadra l'ho vista, solo delle cose, no, insomma, l'ho vista reattiva, l'ho vista pimpante, l'ho vista bene. Io devo dare un giudizio oggi, io la squadra l'ho vista bene. Non è una squadra malata che ha bisogno del medico. E questa è una squadra che sarebbe andata tranquillamente in porto con Renna. Io spero che faccia lo stesso con me, tutto qua. Non credo che possa avere un'involuzione negativa. Continuerà il suo tragitto naturale, anche esatto. Perché in due mesi un tecnico è difficile che riesca ad incidere sulla tecnica, sulla tattica, sulla testa. Deve solo sostenere la squadra. Il tecnico intelligente per me, ma non perché lo sia, perché le statistiche lo dicono, deve conservare quello che di buono è stato fatto. Il tecnico bravo è quello che fa meno danni possibile. Esatto. Allora cercherò di fare meno danni possibile. Una battuta al suo collaboratore, perché così sentiamo la sua voce. Io ho visto una partita domenica e ho visto una bella squadra. Uscire tra gli applausi da Monopoli non è da tutti, non l'ho mai visto, sinceramente. Però hanno vinto, quindi purtroppo. Per questo c'erano gli applausi. Però hanno vinto. Atteggiamento è giusto, una squadra che comunque ha espresso una unione di intenti e credo che comunque deve solamente proseguire su questo cammino, su questa identità. Certamente se si potrà dare delle migliorie, poter risolvere alcuni atteggiamenti, questo certo. Sarà il nostro compito. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Buon lavoro. Grazie.